Siamo al Circolo Il Nome della Rosa per presentare il libro di Anna Rita Petrino, Yogurt, dei racconti di fantascienza di ispirazione cristiana. Anna Rita, come ti è venuta questa passione? Allora, la passione per la fantascienza è una passione che ho da quando avevo 13 anni, quindi da quando ho letto i libri di Isaac Asimov, il grande maestro della fantascienza, e quindi mi sono innamorata sia delle sue storie, sia del suo modo di scrivere e soprattutto dei suoi robot, di questa sua capacità di descrivere una realtà del futuro attraverso questa analisi anche molto particolare di un'umanità che aveva a confrontarsi con esseri artificiali. E quello che mi colpiva molto di questi robot era che, nonostante fossero costretti in una ferrea logica che era quella delle leggi della robotica, comunque la loro spinta era quella di andare oltre, quindi di appropriarsi in qualche modo di quello che era la caratteristica principale dell'essere umano, che appunto sono le emozioni. E quindi questa passione poi l'ho coltivata comunque negli anni, comunque cominciando e poi continuando a scrivere fantascienza di carattere tradizionale, e quindi nutrendomi delle storie di altri autori di fantascienza e anche di film e serie televisive. Ci vuoi parlare di questi tuoi altri libri che hai scritto oltre Yogurt? Sì, intanto oltre ai racconti che sono stati numerosi, pubblicati per lo più in rete, c'è stato un romanzo nel 2004 che è Ragnatela Dimensionale, edito dalla Delos Books di Milano, che era un romanzo abbastanza corposo di fantascienza tradizionale, che è stata proprio la prima mia opera che ha avuto un po' il piacere del pubblico, se vogliamo. Questo libro invece com'è nato? Questo è stato frutto di diversi anni di lavoro, in questo senso che a un certo punto ho dovuto interrompere la mia scrittura di fantascienza perché non riuscivo più a coniugare questa passione con la mia fede che avevo riscoperto da poco tempo. E quindi mi sono dovuta fermare fino a che non sono riuscita a trovare, diciamo, un compromesso tra la fede cattolica e la fantascienza. E il primo compromesso che è nato è stato proprio il racconto che ho ospitato in questa raccolta, che è Giulibò. E in questo mi sento di ringraziare veramente in particolare l'editore, cioè Donatella De Bartolomeis, perché è stata veramente la prima a credere in questo genere un po' così sopra le righe, che si distacca un po' dalla fantascienza tradizionale e che prende una strada un po' strana, se vogliamo, per la fantascienza in generale. Allora, per quanto riguarda la storia che dà il titolo al libro, Yogurt, Sì. mi ha ricordato molto appunto il mito quasi di Frankenstein, cioè l'uomo che si vuole sostituire a Dio costruendo un essere simile a lui, diciamo, Sì, l'uomo che costruisce un altro uomo. esatto. Sì, in questo racconto che dà il titolo al libro, in realtà l'uomo costruisce un essere che alla fine di cui perde il controllo, un po' come avviene in Frankenstein. Quindi il racconto vuole essere un interrogativo su quello che avviene dopo la morte, quindi troviamo queste due immaginarie basiliche ai due estremi di via della conciliazione, in cui due uomini in due situazioni differenti si interrogano sulla vita dopo la morte, ricevendo due risposte diverse dalla scienza e dalla fede. Il titolo del libro, visto che lo hai citato, vuole essere un po' un gioco di parole ispirato a YouTube, dove l'uomo, l'utente, se vogliamo, diventa protagonista della rete con i propri video, quindi può caricare di tutto e portare la sua vita a essere vista da tutti gli altri utenti. Così mi è venuto in mente, pensando a questo robot, il titolo YouGod, dove l'uomo diventa questa volta protagonista con Dio, quindi decide tutto lui della propria vita e diventa artefice del proprio destino. Invece, che mi aveva colpito nella storia Imperfezioni, un concetto che mi trovi molto d'accordo. Spesso noi diciamo, alcune volte sentiamo, pur di non far nascere un infelice, magari è meglio abortire, ma questo è chi decide che quella persona è infelice? Sì,
Allora, intanto il racconto Imperfezioni in origine è stato scritto a quattro mani con Roberto Furlani della rivista Continuum, una rivista telematica di fantascienza. In origine aveva questo titolo, Le lacrime dei mostri. Dopodiché l'ho ripreso come secondo racconto di questo genere, fantascienza cristiana. E, ci sono due storie parallele in cui in questa società futuristica, ma se andiamo a ben vedere non siamo attualmente neanche così lontani da quella società, dove c'è il mito della perfezione, in questo caso genetica per quanto riguarda una storia, e la storia anche dell'imperfezione di un bambino ipovedente. Quindi le lacrime di cui si parla in questo racconto sono quelle versate da queste persone che vengono considerate imperfette e in tanti casi quindi non degne di vivere o non degne addirittura di vedere la luce. Se pensiamo oggi alle diagnosi prenatali, visto che hai citato il tema dell'aborto, oggi queste diagnosi prenatali suonano per molti bambini come delle condanne a morte. Quindi in realtà penso che nessuno possa mettersi sulla cattedra a dire se una persona appunto debba nascere o meno, se possa o meno essere infelice, ma la vita, non essendo noi che la creiamo, alla fine spetta soltanto a Dio appunto questo giudizio, se così lo vogliamo chiamare. La storia Hic et Nunc, tra le tante cose, citi un tema forse poco toccato dai telegiornali, che invece è un vero e proprio olocausto, cioè quello del massacro di molti cristiani in diverse parti del mondo. Ecco, come vuoi approfondire questo? Sì, nel racconto Hic et Nunc sono descritte alcune situazioni degli ultimi anni, descritte un po' come con il mito del viaggio nel tempo, quindi di un capitano di flotta che torna indietro nel tempo per capire come la sua gente sia arrivata praticamente sull'orlo della disperazione. E quindi affronta diverse tematiche, una delle quali è appunto il massacro dei cristiani nel mondo, che di solito sono notizie passate un po' sotto corda dai diversi telegiornali. Questo insieme a tante altre tematiche che sono la droga, il commercio del sesso, l'aborto, l'uso della rete, gli scandali nella Chiesa. E l'informazione che oggi, pur essendo appunto nell'era dell'informazione, viene in realtà usata come disinformazione, dà una visione di tutto quello che oggi in realtà sta già in qualche modo decretando la fine del mondo. Nel racconto di Judy Bow, tu mi hai fatto veramente riflettere, perché io, dico la verità, non avevo un'opinione negativa dell'eutanasia. Pensavo, sì, però se una persona alla fine sente di non voler vivere, è giusto alla fine che lui decida della sua vita. Leggendo il tuo racconto, invece, diciamo che ho cambiato opinione, perché mi sono reso conto che oltre a parte che la nostra vita è unica e va accettata così com'è, ma oltre noi ci sono anche gli altri, quindi ci sono anche i nostri affetti, ci sono anche i nostri genitori, i nostri amici che vogliono che noi viviamo. Piacerebbe sentire, Sì, approfondire questo. che vogliono che noi viviamo perché fondamentalmente la vita ce l'hanno data loro e quindi anche per rispetto a una vita che non abbiamo scelto ma che ci è stata donata, voglio dire, non è giusto che siamo noi a decidere della nostra vita. Questo è stato, come ho detto, il primo racconto che è nato di questo genere e ti devo dire, Judy Bow è stato un personaggio molto difficile che mi ha creato tanti tanti problemi perché in qualche modo si ribellava da tanti punti di vista, perché comunque Judy è una ragazza arrabbiata e se vogliamo è anche la storia di una conversione, quindi di tutta quella rabbia che c'è prima di un determinato incontro, di quella mancanza di pace, perché Judy parte appunto con un proposito assai poco felice in questo ambiente futuristico, se vogliamo. E quindi c'è questo lento passaggio di Judy dalla rabbia, dalla mancanza di pace e all'accettazione. Quindi questo cambiamento avviene attraverso l'incontro con il crocifisso, in cui lei riconosce la valenza di tutta la sua sofferenza e scopre anche il perché di questa sofferenza e ne trae quindi la forza per andare avanti in questa sua condizione particolarissima, se vogliamo.
ma non molto lontana dalla situazione di tante persone oggi. E naturalmente non è sola a fare questo viaggio, è accompagnata da una zia, quindi da un personaggio molto positivo, molto caldo, molto colorato, se vogliamo, a differenza della madre che in qualche modo si pone proprio come suo contrapposto. È particolare perché in questo racconto la posizione della madre e della zia rappresentano poi, andando a toccare un altro argomento, le due posizioni che la donna può assumere nei confronti della procreazione artificiale, questo desiderio del figlio a tutti i costi, e c'è appunto questo passaggio lento dall'io voglio al come Dio vuole. Quindi, più di tutti, questo è un racconto a cui io sono molto, molto affezionata e mi fa piacere sentire dalle persone che lo hanno letto, come nel tuo caso, che suscita una riflessione. Quindi, Giudy sta facendo un ottimo lavoro in questo senso. Progetti per il futuro? Il progetto per il futuro è quello di continuare su questa strada, cioè di riuscire in qualche modo a suscitare una riflessione, quindi attingendo da quella che è la realtà, attualizzando la fantascienza, perché oggi molti aspetti della realtà in realtà sono fantascienza, e di stimolare una riflessione nelle persone, di far vedere quello che il futuro può essere quando l'uomo decide tutto da solo, quindi quando l'uomo si fa autore di se stesso, estromettendo il creatore, quindi estromettendo Dio dalla propria vita, perché in fondo questo libro vuole avere questo obiettivo, cioè di restituire alla fantascienza un po' quella che è la sua vocazione originaria, cioè di gettare una luce sui sogni senza Dio dell'uomo. Anna Rita, dove possiamo acquistare questo tuo libro? Sì, Diogod lo potete acquistare presso la Libreria Cattolica di Teramo, sulle principali librerie online oppure sul sito dell'editore www.edizionipapavero.com. Grazie Anna Rita, davvero molto interessante. Grazie a te, Gianmaria.